Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio della serie di WWE 2K19. Andiamo subito a parlare con Triple H, visto che ci deve parlare, visto che deve dirci qualcosa ovviamente della, credo della nostra vittoria al Money in the Bank nel Fatal 4 Way match, quindi dove abbiamo battuto altri tre partecipanti. Ho fatto due chiacchiere con Kevin Owens e Sami Zayn e ho deciso di concedere a entrambi una possibilità, un'altra possibilità di vincere il titolo degli Stati Uniti. Rispondiamo noi: per me va bene, non ho problemi a umiliarli di nuovo. A chi tocca stasera? Come ho detto, ho deciso di concedere una possibilità a entrambi in un handicap match, 2 contro 1. Credevi che volessi metterti in difficoltà con quel Fatal 4 Way? Aspetti di vedere come andrà stasera. In poche parole, Triple H ce l'ha con noi, ovviamente, se non si era già capito, e ci sta mettendo davvero problemi in qualsiasi match. Qua parliamo con Randy Orton. Ti ho visto confabulare con Triple H. Di che avete parlato? Non vorrai anche tu il mio titolo, spero. Se volessi il tuo titolo, non perdere tempi a chiedere il permesso, te lo strapperei e basta. Sei libero di provarci quando vuoi. Non intralciarmi se non vuoi beccarti un RKO. Ok, e infatti, da quello che già si poteva capire, ci sarà un match secondario contro Randy Orton. Vediamo Kevin Owens e Sami Zayn cosa ci dicono. Stasera ti sconfiggeremo e conquisteremo entrambi il titolo degli Stati Uniti. Anche se succedesse, non credo che sarebbe giusto. Cioè, ad esempio, se fosse Kevin a schienarmi, non dovrebbe diventare lui il campione e viceversa? Non hai tutti i torti, sarebbe più corretto. Sta solo cercando di farci litigare prima del match. E poi abbiamo stipulato un accordo io e te l'ho mandato via fax, non ricordi? Ma io non c'ero al fax. Certo, ce l'hai. Vabbè, comunque, stanno. Ok, non ci interessa. Non lo sanno neanche loro cosa vogliono fare. Comunque. Allora, in questo episodio vedremo il match secondario contro Randy Orton e questa difesa del titolo contro Kevin Owens e Sami Zayn. Vediamo come sarà, perché da quello che dice Triple H ovviamente non sarà una passeggiata a batterli. Allora, per caso tu e Triple H stavate pensando a come usarti per farmi perdere il titolo degli Stati Uniti? No, perché tutti i suoi grandi piani finora hanno sempre fallito. Risponde lui: per caso sei duro di gomitolo, ti ho detto di non intralciarmi. E adesso possiamo o fare rissa con Randy Orton o risolvere la situazione diplomaticamente. Ma noi non la risolviamo la situazione. E o mi becco un RKO, sì, lo so, quasi mi piacerebbe vederti provare. Quindi noi non risolveremo la situazione diplomaticamente, ovviamente, ma vediamo se ci dobbiamo beccare un RKO. Ok, è iniziato così, senza. Credevo che ci fosse una scena, una cutscene che ci facesse vedere qualcosa. Non so cosa possiamo fare con questo. Ok, va bene. Il fatto è che non credo che se lo farà rifare, ovviamente. Ok. Un po' buggatino però, perché ovviamente ero girato dall'altra parte, ma comunque non è un problema. Allora, io voglio farvi vedere anche dall'altra parte come è fatto un po' la situazione. Però intanto, ok, si sta rialzando da solo, ok. Corriamo un po', andiamo dall'altra parte, cosa che non vi ho fatto vedere mai almeno. E questa volta andiamo nel parcheggio, dove appunto se ci sono i vari la security che ovviamente scappa. Lui si sta avvicinando. Ho sbagliato. L'ho fatta troppo presto. No, non cadere, perché cadi? Ok, dai. Ok. Voglio farvi vedere il parcheggio, vi dicevo. Quindi andiamo da questa parte direttamente, perché da quello che mi ricordo si può anche salire direttamente là sopra. Non se ne fa fare, è duro, è duro.
si può salire direttamente nel van che c'è là sotto con i wrestler stampati sopra, e credo che si possa o far cadere l'avversario oppure ci si possa anche lanciare da là sopra stesso. Ok, qua in poche parole stiamo facendo, ognuno sta facendo una mossa che se la sta... E adesso sono io nei cavoli, infatti. Comunque ci stavamo contrattaccando qualsiasi mossa che facevamo. Però adesso dobbiamo scappare perché entrambi non abbiamo un contrattacco. Quindi qui il fortunato è Randy Orton, ovviamente, però che al momento non aveva, che aveva preso già la prima mossa. Come vedete in basso a sinistra ho cambiato anche la modalità, il mio payback. Adesso ho messo quello là di andare a ricevere un contrattacco immediato. Questo significa che ovviamente già ci potrebbe salvare in alcune situazioni, tipo questa. Tipo questa qua ci potrebbe già salvare. Ok. Ok, diciamo che un po' ci siamo. And here comes Randy Orton, hits it, it's over. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Orton better not waste this opportunity. Ragazzi, abbiamo subito una RKO. Non so come mai il match non è finito con la nostra sconfitta. Non so come mai. Voglio provare a utilizzare questo. Ok. Usa L per spostare la cassa strumento. Ok. Come vedete c'è anche questa macchina del ghiaccio, che credo che si possa fare qualcosa con questa stessa, però non vi saprei dire. Abbiamo vinto il match senza fare una mossa finale e aver subito un RKO. Ok, va bene. Ci vediamo ragazzi direttamente al match contro Kevin Owens e Sami Zayn, l'handicap match. Eccoci qua ragazzi, siamo nell'handicap match, quindi un 2 contro 1 per il nostro titolo. Spero solo che sia con la possibilità del cambio per quanto riguarda loro, cioè non siano contemporaneamente tutte e due nel ring. Spero solo questo. Intanto il nostro personaggio vola. Perché sono dall'altra parte? Ok. Quindi ok, c'è la possibilità del tag, quindi già è una cosa molto buona per noi. Ovviamente la cosa non sarà facile, perché è ovvio che essendo un 2 contro 1 ce ne sarà sempre uno che sarà molto più calmo e rilassato, diciamo, per quanto riguarda i danni ricevuti. Ok. Intanto vi posso dire che come obiettivo abbiamo quello di portare la salute di Kevin Owens sul rosso all'interno del ring. Ci vorrà un bel po', perché ovviamente non è una passeggiata. Quindi dobbiamo stare sempre attenti e quindi dobbiamo far abbastanza, diciamo, male a Kevin Owens. Sami Zayn, perfetto, l'ha fatto il cambio da solo. Okay. Scusatemi se scambio i nomi, purtroppo sono molto concentrato sull'esito del match, perché ovviamente è un match importante. Quindi, vi dicevo ragazzi, se per caso Kevin Owens dà il cambio a Sami Zayn, dobbiamo aspettare che Sami Zayn esca di nuovo dal ring. Quindi il fatto è questo, che non possiamo lottare contro Sami Zayn, perché non ci interessa. A noi quello che interessa è Kevin Owens. Spero che poi noi potremmo toglierlo dal mezzo. Intanto posso dire che stiamo andando abbastanza bene. Ok. Adesso lui non ha più contrattacchi, neanche io, però il controllo del match diciamo che ce l'ho io. Quindi al momento questa se la sta facendo fare. Perfetto. Quindi questa è la scena.
È venuto Randy Orton. Cosa c'entra Randy Orton? Ok. E ci fanno perdere il titolo, guarda. Ci, ragazzi, si sono messi 4 contro di noi e ci è voluto Randy Orton che è sbucato dal nulla. Ora loro litigheranno ovviamente per la cintura, guarda come se la tolgono dalle mani. L'intervento di Randy Orton l'ha fatto diventare un 3 contro 1, 4 contro 1 se vogliamo contare anche Triple H. Ok, vediamo cosa succede, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo tornati nel nostro camioncino e c'è la scritta "Vai in Giappone". Forse stiamo andando a trovare il nostro amico. Ok, abbiamo finito il capitolo, ok. Questo è il giorno dopo. Ragazzi, io direi che per questo episodio può essere tutto. Il giorno dopo lo vediamo l'episodio successivo. Vi ringrazio per la visione. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e di iscrivervi al canale. E ci vediamo al prossimo episodio.